aree protette dove i piccoli naturalisti crescono. Questo titolo, perché racchiude un po' tutto quanto. Crescere dei naturalisti è un gran obiettivo, ma significa puntare sui giovani, significa offrire loro quegli strumenti per sviluppare una coscienza ambientale, significa crescere delle persone che sappiano vedere la natura come una realtà da rispettare innanzitutto. E allora, in questo senso, il ruolo dei parchi è fondamentale e deve essere fondamentale la consapevolezza del ruolo che i parchi possono avere nell'ambito dell'educazione ambientale. Penso a aule verdi all'aperto, nonché ai laboratori didattici per formare i nostri ragazzi e le nostre ragazze al rispetto dell'ambiente, all'adozione di quelle piccole ma buone pratiche quotidiane. E allora ecco che responsabilizzare i più giovani, creando in loro la consapevolezza del capitale naturale che li circonda, che ci circonda, che soprattutto dobbiamo saper conservare, è un'attività fondamentale per il nostro ente. Che ci fa piacere che dal progetto più ampio Plesso Verde sia stato sviluppato questo piccolo ma importante manuale, perché racchiude, rappresenta uno dei più importanti obiettivi del nostro ente, cioè la diffusione ai più giovani di una cultura incardinata sull'educazione ambientale. E in questo caso mi piace ricordare che non solo parliamo di giovani, ma di giovanissimi, perché il target di riferimento di questo manuale è poi la scuola dell'infanzia e primaria. E quindi credo proprio che questo manuale aiuterà a sviluppare negli ambienti scolastici i temi della sostenibilità ambientale, della biodiversità, attraverso attività, laboratori e giochi didattici. Io devo dire che credo molto nell'importanza del lavoro con le scuole. E non soltanto perché, come si dice sempre, significa formare i cittadini di domani, ma anche e soprattutto perché non dimentichiamoci mai che dietro ad ogni studente, ogni studentessa c'è un nucleo familiare, al quale, soprattutto in quella fascia d'età, così giovani, poi questi ragazzi e ragazze riportano le informazioni, le buone prassi che imparano a scuola. I bambini e le bambine siano i migliori portavoce che possiamo scegliere. Allora, davvero, vedo nel manuale Plesso Verde un vademecum per tutte le scuole del territorio e mi piace ricordare che nasce da un progetto più ampio che è stato cofinanziato e quindi la ringrazio, è stato cofinanziato la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Zone anche meno agiate. Pensiamo semplicemente, proprio parlando della situazione attuale, le mascherine, i guanti, i camici, le siringhe monouso, sono, questo solo per citarne alcuni, sono prodotti che salvano la vita oggi più che mai, tutti prodotti facilmente reperibili ed economici, grazie proprio appunto alle materie plastiche. Quindi per noi il problema non è la materia, ma siamo noi, chi ne fa uso. E quindi ritengo che questo manuale di educazione ambientale sia fondamentale per poter educare tutte le nostre nuove generazioni, rispettando l'ambiente in cui viviamo. Costruire quindi per noi è fondamentale un'etica ambientale dove si affronti il rapporto uomo e natura. Quindi questo è importante per i nostri figli. Io, come ripeto, ho due bambine e per noi è fondamentale crescere le nuove generazioni su questi aspetti. Quindi le logiche applicative per la salvaguardia, per esempio, della biosfera e dei diritti di tutte le generazioni future. Scusate se mi sono dilungato un pochettino, ma ci tenevo proprio a parlare di quanto abbiamo apprezzato la possibilità di partecipare a questa iniziativa e ringrazio Monica in primis, ovviamente. Grazie, grazie Gabriele. Un intervento che insomma fa ragionare appunto su quanto la cultura sia importante, quindi l'utilizzo consapevole, no, della plastica piuttosto che anche di altre risorse ambientali invece sia importante. Quindi sostanzialmente l'educazione, le buone pratiche, la divulgazione sono sostanziali per il nostro ambiente. Parlato di uomo e di ambiente, ricordiamo che le nostre aree protette non sono solo aree protette, non appartengono solo a Rete Natura 2000, ma siamo anche sotto il cappello di una riserva della biosfera MAB UNESCO e MAB è proprio l'acronimo di Man and Biosphere, quindi arrivare a trovare il giusto equilibrio tra
preservare l'ambiente, ma anche permettere lo sviluppo antropico ed economico delle aziende e delle attività produttive che qui sono, no? Per cui ottimo intervento, grazie per la sponsorizzazione e speriamo che questo libro possa essere veramente di utilizzo. Adesso, parlando sempre di attività produttive del territorio, passiamo la parola a Novamont, che ringraziamo anch'essa per aver contribuito alla stampa del nostro manuale. Teresa Riolo, se vuoi intervenire, prego. Perfetto, grazie mille Monica e bentrovati a tutti. Allora, volevo ringraziare innanzitutto appunto l'ente di gestione delle aree protette del Ticino del Lago Maggiore per averci consentito di partecipare a questa iniziativa. La formazione delle nuove generazioni per noi è molto importante e soprattutto anche sui temi che vengono trattati dal manuale. Permettetevi di raccontarvi un po' la nostra realtà. La nostra realtà è Novamont, è nata ben 30 anni fa dall'ambizioso progetto di alcuni ricercatori provenienti dal gruppo Monte Edison, di cui faceva parte il nostro amministratore delegato Katia Bastioli, che avevano l'idea di voler realizzare dei prodotti a partire dall'integrazione tra chimica, ambiente e agricoltura. Quel progetto oggi ci ha portato ad essere conosciuto a livello internazionale come pioniere nella bioeconomia circolare. Non ci siamo fermati lì, consapevoli di poter ancora far tanto per promuovere un modello economico realmente sostenibile e inclusivo. Nel 2020 abbiamo deciso di modificare il nostro statuto societario, diventando legalmente una società benefit, e abbiamo anche ottenuto la certificazione B Corporation, ovvero di azienda che opera guardando anche al benessere della comunità e dell'ambiente. Quello che è la mission di Novamont è quella di sviluppare materiale e bioprodotti attraverso un modello di biocircolare